In questo Noisy Motovlog troverete Noisy con qualcosa in testa. A parte il fatto che sembra uno steward e un ritardato con questa cuffietta per andare in piscina. Noisy che fa domande. È possibile mettere la GoPro la mia qui? Uno strano rombo di una supercar. Guarda. E Noisy che fa qualcosa di esaltante. Cazzarola, che bomba. Bella a tutti ragazzi, benvenuti sul canale Noisy Boy. Dunque, oggi siamo in macchina ragazzi, non siamo in moto. Perché come da titolo avrete capito che oggi vado a provare una Lamborghini. Per la precisione una Lamborghini Gallardo, l'LP40. L'obiettivo della giornata è certamente non farsi del male e provare a spanare il cambio di quella Gallardo. Andrò al circuito di Chignolo, vicino Pavia. Ma bando alle ciance, ci vediamo al circuito. Perfetto ragazzi, siamo appena arrivati al circuito e dopo aver pagato 5 euro di parcheggio, sti gran cazzi, adesso andiamo a vedere un po' i mezzi e faccio due ripresine. Ragazzi, fa un freddo che non avete neanche idea e questo qui è il circuito dove girerò. È abbastanza piccolino, credo sia nato per i go-kart principalmente. Peraltro ragazzi, si sente sottofondo dei crossisti che si stanno facendo un po' di dune là. Però vabbè, magari è divertente anche con delle supercar. Che adesso andremo a vedere. A parte il fatto che sembro uno steward e un ritardato con questa cuffietta per andare in piscina, e ho appena fatto l'iscrizione e ho preso anche un giro in più con il video dedicato. Spero mi lasciano fare delle belle riprese, raga, perché insomma non capita tutti i giorni di guidare una Lamborghini. L'unica cosa è che tutti mi stanno guardando male perché ho tipo 40 videocamere e non capiscono perché sto parlando con un aggeggio come la GoPro. Incluso con il giro della pista c'è un briefing iniziale a bordo di questo bellissimo SUV probabilmente, dove ci spiegano un po' come impostare le curve, perché è un po' difficile guidare 500 cavalli, no? Perfetto ragazzi, adesso c'è il giro di ricognizione dove ci fa vedere un po' come vengono impostate le curve e le traiettorie. Perfetto ragazzi, adesso è finalmente il mio turno e guardate un po', pronti. Madonna. Ciao. È possibile mettere la GoPro la mia qui? Quanti cavalli ha? 5.2 V10 da 520 cavalli, trazione integrale. Sì. Soffre molto il sottosterzo. Mi tocca fare questo intervento per evitare subito i commenti dei pazzissimi che scrivono di tutti e più. Io non sono assolutamente un pilota di auto, né tantomeno di moto. Comunque, diciamo che il mio settore è sicuramente quello delle moto e non quelle delle auto. E infatti in questo video un po' si è visto. Quando sei sopra una Lamborghini dici: cavolo, sto tirando, che figata. Mentre poi quando torni a casa ti accorgi che sta
stavi guidando come tuo nonno quando va a fare la spesa all'Esselunga. Sicuramente sono rimasto davvero tanto soddisfatto per averla guidata, ma mi aspettavo qualcosina di più, sono sincero. La cosa che però mi ha dato molto fastidio, ragazzi, purtroppo, sono gli assistenti che stanno di fianco a te mentre tu guidi, perché ho capito che non sono un esperto, ma ho la patente della macchina e so cambiare e so sentire i giri del motore per cambiare correttamente, mentre loro non sono per niente d'accordo. Infatti, secondo me, ragazzi, esagerano un po' tenendoti davvero sotto coppia e facendoti cambiare sui 4.000-5.000 giri. Infatti, precedentemente avete visto delle clip in cui ho abbastanza scannato, tra virgolette, perché non ho appunto ascoltato il ragazzo di fianco a me. Ogni volta che lui diceva di cambiare marcia, io aspettavo qualche secondo prima di cambiarla, apposta per farvi sentire un po' di sound. Però, infatti, nelle altre clip si vede proprio lui che insiste a cambiare, e una volta mi ha anche pigiato lui il paddle per cambiarmi di marcia. Stai largo bene, non scalare. Terza, tieni la terza, ne scali una. Stringi, stringi, largo, destra, stringi. Terza, non scalare. Come no? Freni bene bene, ne scali solo una. No, una sola, tieni terza, ah, okay. Come stringi, stringi, largo, stringi, stringi. Aspetta a scalare, adesso scali una. Stai largo bene, non scalare. Freni bene, tieni la terza, qui invece la stringi. Ah, ok, allora, tengo la terza, sì. Che è un po' uno sbatti, però vabbè, ci siamo divertiti lo stesso, ma non è finita qui. Infatti, come vedrete, adesso ci sarà una big sorpresa per rimediare alla delusione della Gagliardo. Spettacolo, ragazzi, ho appena concluso i miei due giri in pista. Tanta roba, ragazzi. Pensavo però un po' di più, Mi hanno dato anche la cartolina con scritto diploma di pilotaggio, quindi ragazzi, sono diplomato. Come chicca, come ho detto prima, andrò a fare un po' di drifting con questa BMW e adesso vi faccio sentire un po' il sound. Madonna! È spoglia, non c'è niente. Confortevole e per i viaggi. Adesso aspettiamo che si scaldi, intanto che frulla, e ci vediamo in pista. Fortunatamente sono riuscito a fare questi due giri di drifting con questa BMW pazzesca, ragazzi. Non ho mai visto una macchina così spoglia, né sedili, né niente, di niente, neanche l'airbag. E aveva anche il freno a mano tipo Fast and Furious, Tokyo Drift, per fare lo zarro nei parcheggi dei centri commerciali. E a parte il sound atomico che avete appena visto, adesso vi faccio vedere cos'è successo in pista. Mamma, se avessi guidato io, che casino. Che casino. Essere mio hobby. Mamma, raga, emozionantissimo. Epico, epico. Cioè, davvero, è 10 volte più figo di provare una Lamborghini, cioè, per dirlo. Ma sentite che roba! Adesso vi faccio vedere in terza persona cosa ho provato. Adesso vado nei parcheggi a sturare un po' la Yaris di mia mamma. Ragazzi, ovviamente, se volete provare tutte le esperienze che ho provato io questa giornata qua, vi lascio il link del sito in descrizione di MBM20. E la pista, vi ricordo, che è vicino a Pavia. Questa qua, peraltro, è la Lamborghini che ho provato. Rieccomi qua nella mia cameretta, ragazzi. Siccome mi sono dimenticato di registrare la parte finale di questo video, ci tengo innanzitutto a ringraziarvi per la visione e spero apprezzate lo sforzo giga enorme che sto facendo, ragazzi, per portarvi due video a settimana adesso. Praticamente il sonno non so cosa sia, né tantomeno mi ricordo come è fatto il letto. E vabbè, però noi siamo carichi, perché questo venerdì alle 15 uscirà un altro episodio Bad Boys, che so che vi piace tanto, anche se l'ultimo episodio non tutti l'hanno visto perché non ho raggiunto le stesse visualizzazioni del primo. Quindi se anche tu non hai ancora visto l'ultimo episodio prima di venerdì, vado subito a vedere. Detto questo, come sempre concludo il video dicendovi di passare in descrizione per trovare tutti i link dei miei social, per seguirmi everywhere, raga, anche perché spesso dico dove vado e cosa faccio, quindi potete anche unirvi a me con i giri ovviamente normali. Con la MT-09, oh my god, saranno sorprese atomiche in questo mese. Preparatevi a di tutto di più. Però siccome ci tengo a creare un po' di suspense, non voglio spoilerarvi tutto prima del dovuto. Detto ciò, ci vediamo venerdì alle 15 con un nuovo episodio di Bad Boys. Da noi si vuole tutto, bella raga.